Ciao a tutti, questo è un video di presentazione. Mi chiamo Inglese Lamberto, sono uno studente di medicina al sesto anno presso l'Università di Chieti. Ho cominciato un progetto, quello delle video lezioni di medicina su Instagram. Poi mi sono reso conto che poteva essere più utile anche confrontarsi su un'altra piattaforma. Di certo non sono un esperto nel fare video, però quello che cerco di farvi arrivare, il messaggio che vi voglio trasmettere è esclusivamente avere un riferimento, confrontarsi con qualcuno nello studio, avere un punto fisso da cui imparare. Di certo io non sono migliore di molti studenti di medicina, anzi, in realtà ho in comune molti errori con moltissimi di voi che mi scrivete su Instagram e dite: ho fatto questo errore durante la sessione, ho preparato male questo esame. Sono cose che succedono, però bisogna imparare dagli errori. In più, io mi dico sempre, se hai imparato tu dagli errori, possono imparare anche gli altri. Se tu li puoi aiutare in questo, ben venga. Per cui questo è un video di presentazione, cerco di farvi capire anche un pochino simpaticamente chi sono. Cerco di trasmettervi un pochino anche la quotidianità e la costanza del lavoro, oltre che la passione che mi spinge a confrontarmi sia con i professori che scrivono manuali e manuali, sia con studenti, perché bisogna imparare sia dai grandi che dai piccoli. Questo è un po' un primo video, un pochino sono emozionato, però cercherò nei prossimi video, ragazzi, di essere un pochino confidenziale con voi, cercando di trasmettervi in modo più chiaro possibile le nozioni, le informazioni, i metodi di studio come questo che sto utilizzando per la preparazione dell'esame di endocrinologia. Ovviamente, il mio modello è uno dei tanti con cui ci si approccia alla medicina, perché sicuramente, per quanto il camice sia bianco e i pazienti siano sempre quelli con quella clinica, dietro un camice c'è un medico, però c'è una persona, quindi ci sono delle variabili in gioco, variabili che entreranno in gioco sia per il lavoro l'indomani che oggi, che il nostro presente come studenti. Quindi non vuol dire che mo che inizio a fare video, che vi faccio vedere come studio io, vuol dire che il mio metodo di studio è il migliore. Soltanto che io provo in questa maniera a cercare un contatto, a cercare un legame, perché attraverso i social, attraverso YouTube, spero, io voglio creare dei legami. Non è tanto il discorso di fare visualizzazioni o di fare like o di essere conosciuti, non è la fama, non è niente di tutto questo che mi spinge a fare queste cose, ma è il piacere di condividere, perché secondo me la forza più grande sta nell'unione. Siccome noi stiamo creando l'indomani, saremo dei medici, adesso stiamo creando l'immagine di noi stessi. Secondo me, un modo migliore, secondo me, per essere, come dire, più realisti anche l'indomani, più coerenti con la realtà che ci circonda, più completi, sta nel confronto. Quindi io voglio anche farvi vedere un po' la mia preparazione, voglio le vostre critiche, voglio i vostri giudizi. Non nego che mi farebbe piacere anche sentirmi dire: anch'io ho studiato così, sono contento, anche tu fai così. Quindi, insomma, questo più di tutto. Poi, chiaramente, ragazzi, per approfondire meglio le conoscenze, per confrontarsi se uno ha dei dubbi o altro, oltre al classico materiale che io metterò, cercherò chiaramente di catalogare in canali, dove per esempio metterò il canale di cardiologia, il canale di ortopedia per le medesime video lezioni. Ovviamente ci sono anche i social dove è possibile contattarmi, io vi scrivo subito, nel senso se mi mandate un messaggio. Cerco di essere quindi disponibile, gentile, perché io penso che alla fine più dai una mano agli altri, più sposti l'ago della bilancia verso la positività. Secondo me questo fa tanto la differenza. Il mio motto principale, ragazzi, è un piccolo passo alla volta per qualsiasi cosa in realtà, non per forza per essere un medico. Un piccolo passo, non dovete sottovalutare il fatto che
secondi formano i minuti formano le ore formano i giorni, e così via, così che un sacrificio piccolo oggi fa la differenza domani. E quindi bisogna impegnarsi sempre nella vita, ma impegnarsi non significa sacrificarsi, non significa torturarsi, non significa forzarsi. Impegnarsi significa adattare i propri sogni alla realtà, perché altrimenti, ragazzi, faremo progetti campati in aria. Però bisogna anche avere una mentalità aperta per confrontarsi, per imparare dagli altri. E bisogna essere plastici, bisogna stimolare se stessi, perché da ogni stimolo, da ogni necessità, può uscire fuori una buona morale che ci permette di migliorare come persone, che ci permette di guardarci alle spalle un giorno e di dire io ero così e dopo tanto, tanto, tanto sforzo, ringrazio me stesso, ringrazio chi ha creduto in me, chi mi ha sostenuto, ma soprattutto ringrazio la mentalità, ovviamente, e tanto di guadagnato per una questione proprio di educazione personale, ma è una mentalità che mi permette di imparare dagli altri. Quindi secondo me, per trasmettere agli altri qualcosa, come io voglio cercare di fare con questo canale YouTube, io in primis sono disposto a imparare da voi. Quindi per quanto la medicina sia una scienza esatta, se il metodo magari non vi piace, se è qualcosa la volete rivedere attraverso queste video lezioni in modo diverso da come lo spiego io ci sono per queste cose, mi scrivete. E niente, si chiude così questo video, anche perché questa è una piccola pausa, poi si riattacca a studiare, cerco di trasmettervi questo. Un abbraccio. Per qualsiasi cosa io ci sono.